Direttore, e lei? Se lei è il direttore? Si può fare una dichiarazione prima può delle 10 dire... oppure... No, perché ci dica qualcosa. Almeno un discorso di apertura, no? Un discorso di apertura di Casa Film. Beh, intanto... Verdiano Vera. Tanto grazie per essere qua. Beh, abbiamo fatto un lungo lavoro di organizzazione, siamo finalmente riusciti ad aprire questo settimo film, Salone della Formazione Invernale, perché fa un po' freschetto, ma no, ma perché mattina, adesso poi la giornata viene più bella, sta uscendo il sole. Si arriverà a 20 gradi, sì. C'è un programma infinito fino a stasera, ci sarà da divertirsi, ce ne sarà per tutti. E ci sono già i ragazzi delle scuole, sono arrivati, sono già caldi, stanno muovendo all'interno della manifestazione, quindi c'è vita e finché c'è vita. Siamo tutti contenti, insomma. Grazie Verdiano, direi che magari iniziamo a sì, far vogliamo salire... vogliamo informare chi ci sta guardando su come è strutturato il film, magari, perché dovesse arrivare... Quest'anno la formula della settima edizione del film, Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale, prevede quindi due giornate di lavori. Abbiamo iniziato ieri con una serata molto particolare all'Auditorium Testori sull'innovazione, Innovation, sull'innovazione musicale. Abbiamo assistito a delle cose molto molto particolari. Le giornate di oggi e domani si svolgeranno quindi qui in Piazza Città di Lombardia con laboratori e stand a tema musicale, e poi ci saranno ovviamente delle esibizioni, qualcosa qui in Casa Film, dei pocket concert, c'è il film theater, c'è il film social, e quindi spazio alle esibizioni e anche, diciamo, approfondimenti tematici su musica, strumenti e tutto ciò che ruota intorno alla musica. E stasera e domani ci saranno altri spettacoli all'Auditorium Testori, lo ricordiamo. Stasera una serata dedicata alla scuola di musica cluster, e invece domani il nostro amato prog con Da Vinci's Project. La cluster avrà due ospiti speciali che sono Rossana Casale e Giovanni Falzone. Trombettista quotatissimo, molto 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 coinvolgente tra l'altro anche lui. In questo momento i ragazzi stanno arrivando da diverse scuole d'Italia a partecipare a una serie di laboratori all'interno della piazza del film, e poi vanno con le loro orchestre a suonare direttamente all'interno dell'auditorium. I ragazzi sono 2400, non so, un numero 2600, del genere, 2600, ci dicono le stime ufficiali. Con i loro insegnanti e i nostri tutor accompagnatori accompagnano i ragazzi a classi con un programma serratissimo e molto ben organizzato, poi Giovanni la grotteria ci racconterà, e passano dai diversi laboratori fino alle 5:30 di oggi pomeriggio, quindi insomma la fiera vive anche della loro presenza, come giusto che sia, perché se parliamo di formazione e di innovazione, dai ragazzi si parte, e infatti il film parte da loro questa mattina come domani mattina. Io grazie. Vado perché ho da fare, ci vediamo dopo. Noi invece siamo qui a noi siamo ciao, qui grazie. A raccontarcela. Dunque, non notavo quel trono, ma chi si siederà mai lì? Guarda, lunedì, domenica sera, secondo me ce lo dice HBO chi si siederà su quel trono. Perché qui c'è un montaggio, a Lego, ci sono alcune sedute costruite, fatte con Lego, e ce il n'è trono uno, di Lego, hanno fatto in un trono caso. Praticamente siamo, centrale. Siamo anche in tema, devo dire, siamo anche in tema, lì, è l'argomento esatto. Dell'anno.